in a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time.
Popolo della potenza, buonasera, buonissima serata a tutti, popolo, benvenuti a tutti, belli e soprattutto belli e basta, belli e basta ancora una volta. Eccoci qua, un po' mosci come al solito, ma che è la banana moscia? Madonnina sana, ma che è? Buonasera popoli, buonasera. Ci abbiamo Geronimo, ci abbiamo Ricky, ci abbiamo Alessio, ci abbiamo Diva, lo fra il caos, ciao caos, caos, io e te dobbiamo parlare. Io capisco che tu vuoi una promozione, ma al momento le finanze stanno in una situazione difficile, quindi probabilmente la licenza emotiva. Comunque buonasera popolo, benvenuti a tutti, belli molto e brutti, bene, grazie signori. Per il follow della potenza. Io ciao bello, ciao, bacio in fronte. Black Fede come sempre presente in prima fila in Veneto, grazie. Hello, non so cosa scrivere, porca miseria, mi limiterò ad un e Macarena. È Macarena, anche io l'ho detto a un paziente oggi, è Macarena, deve sto ridere. Però era un altro contesto, un'altra cosa. Beh, comunque, gli stavo cavando via una roba dalla giugulare praticamente. Nessun problema. E sono 15 mesi di Lofra, ma siamo un po' sotto con i numbers. Sono piuttosto triste, piuttosto che star sotto con i numbers. Guarda, non so che faccio, cioè... Quasi vado ad ammazzare degli indiani. Oppure dei non indiani. Beh, questi sono spoiler di qualcosa che forse porterò. O forse non porterò. O forse... Hai visto? Maverick! Madonna santa. Maverick! Cominciamo noi qua in Veneto. Grazie. Stavo aspettando quello, capito? No, dicevo Maverick! Madonna santa. Non rispondo. Nessuno dice... Santi Dio. Maverick! Quando andiamo a fare la mano, hai presente la mano? Quello messo così. Quando andiamo qua in mezzo alla mano a fare cose? Quando andiamo a fare quelle cose sconce, io, te, secco e quel banana di Lofra, lo portiamo a fare le foto praticamente, a fare il turista. Tac! Quando lo portiamo con noi. Tanto, Diva, se hai notato, ho evitato di scrivere dall'aeroporto nel titolo. Perché sappiamo da dove partiamo, non sappiamo dove arriviamo. Quindi ci vorrebbe una live da 7 ore. 6? 6 ore. Sì, ci vorrebbe una live da 6 ore. Vedete qua, li giocherei probabilmente a fare cose. Tipo... World of Warships! Se era per me, secco era già fatto.
Ecco che mi stanno mettendo le strette, praticamente. Mi stanno mettendo le strette. Cosa si mangia questa sera? Niente, perché prima di partire con questa live mi sono fatto un frullato come quello che ho messo stamattina alle 5:30 su Instagram. Tanta roba, raga, tanta roba. Cioè, stasera l'ho fatto anche più carico. Ancora più carico l'ho fatto il frullato stasera. Cioè, Madonnina Santa, Ale. Ci ho messo 3 mele, 2 arance, 5 fragole e 2 carote. Hai presente la botta di vitamina di potenza? Bam, baby! Bam! Ok? Bam! Ok. Birra per cena. Birra per cena mi sembra un ottimo elemento, detto tra me e te. Allora, order by, sort by, enabled. Ok, queste sono enabled, quelle sono hard mod, chi se ne frega. Map team, assets, sort by, enabled. Tech, fee, tech, ok, vediamo, under. Ok. Adesso bagniamo qualcuno. Se non funziona questa cosa, bagniamo qualcuno, ve lo dico subito. Ve lo dico subito, così. Ah, c'è! Ah. Cioè, chi è che c'è? Non ho capito, Alessio. C'è. Quella crocchio di schifo mi ha fatto passare voglia di mangiare. Cosa diavolo sta dicendo Lofra? Ma con chi ce l'ha? Con chi ce l'ha? Allora, fatemi un sondaggio. Ci siamo chiamati in causa per Valheim il quinto boss, ma la colpa del prosecco e del senza no. Ah, beh, vede le mie storie e prove disgusto. Ah, ecco, adesso si spiegano tante cose, Lofra. Si spiegano tante cose. Si spiega perché hai iniziato a correre di nuovo come un piccio banana per il quartiere nudo. Questa è una storia che non vogliamo ovviamente approfondire. Non vogliamo entrare in profondità riguardo a questa cosa. Lo sappiamo bene che succede questa cosa, però noi ti vogliamo troppo bene e non parliamo del fatto che non indessi le mutande. Comunque, esatto, ogni volta, ma vedi Chaos, è proprio il richiamo del ban che lo attira. È proprio il richiamo del ban. E quando io inizierò a portare quella nuova serie che porterò praticamente su Twitch, Seba dirà: io devo andare a studiare, ma io non posso farcela, vabbè. Così gli fai capire chi comanda, Lofra. Bravo, bravo, bravo! No, è che magari Seba gli prudeva semplicemente il dito. Gli prudeva il dito e allora ha detto... Tac, ecco che è comparso Seba. Comunque, vediamo se riusciamo a caricare 2400 asset. Porca troia. Mi sa che ne ho aggiunti un paio di troppo. Na 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 na. Stamattina ho messo questo profumo qua. Questo profumo qua. Eau de toilette. Perché si chiama eau de toilette? Perché acqua di cesso? Cioè, me lo spiegate? Beh, ho messo questo profumo qua e le mie colleghe si sono sciolte. Hanno detto: Mike, vieni di là che... Capito? Vieni di là che... Un cazzo, c'era bisogno del mio. Ovviamente c'era bisogno che io lavorassi. Però facciamo finta di nulla. E torniamo nella nostra piccola cittadina metropolita. Dove devo interrompere questa colonna sonora così eccitante. Eccola qua. Era acido se sono sciolte. Alla fine panda. Panda mia. Alla fine della panda. Guarda come scrive quell'altro. Al cazzo, Diva, ti piace il profumo al cazzo? E con questo io mi dissocio da qualunque affermazione ulteriore. Dov'è Andrea il genius? Dov'è Andrea Fire il genius delle lampade? Lampade quelle che si fanno per abbronzarsi, no? Perché lui, Mike, ma devi usare questo, Mike, ma devi usare quello, quindi io sono una capra, non so cosa devo usare, e quindi non lo uso, capito? Però,
Già che è giallo dovrei spiegare molte cose. Allora, fatemi un sondaggio, per favore. Che cazzo è sta roba? È casa di Mavericchio, così verde. Che è? Che è? Una cassettiera? Che cazzo è sta roba? Vabbè. Signori, sondaggio. Buonasera! Buonasera, che cacchio. Voglio un sondaggio semplice e virile, che ha un unico scopo. Si fa o non si fa l'ultimo boss di Valheim esta mañana? Ez! TNT Mercurio. Ma che cazzo vuol dire TNT Mercurio? Ah, è andato il business. Bravo, bravo. Allora, teoricamente andando su parchi, quando abbiamo i cartelli con le signorine del pony, dovrei avere anche delle altre cose. Baugrube, sì, il Baugrube, famoso Baugrube. Non è qua. Qua? Ma c'è, ma c'è il furgoncino dei... Madonna santa. Jeep Compass. Perché, ma dove sono state, queste cose fino adesso? Cristo Dio. Allora, metti tutto in pausa, Mike. Facciamolo. Perfetto. Tutto bello, bello, vero? Sono anni che non si va al Valheim, ma voi volete fare il boss finale. Raga, bisogna. Fai live la mattina? Ecco. Domani mattina potrei fare live volendo. Ma non la faccio, la faccio tua, Seba. Ok, così impari a rispettarmi. Secondo me Seba non mi tratta con abbastanza rispetto, signori. Pedate nel culo. Ecco cosa ci vuole. Non c'è niente qua. Non c'è un cazzo. Non c'è un cazzo. Io scarico cose e quelle non ci stanno. Vi sa bene che succede quando non ci stanno? Che girano i maroni! Dove sta la verità? Cristi Dio. Beh, guardatevi quella roba. Ciao, vero Peps! Devo andare su siti. Così. Devo essere qui. Ortacci tua. Questo tanto non funziona, l'avevamo già visto. È bello che mi sono appena iscritto. Ha un sacco di belle cose. Corner Park 4. Portami! Salgo la partita, ovviamente. Sì, sì. Signori, cosa è successo? Chi ha vinto? Diva,
già il problema che tu sappia chi è questo individuo è preoccupante e quasi quasi ti farei bannare da Seba, eh? Allora, assets underpants, sì, no. Mods, non c'è un cazzo. Ma l'hai scaricata sta roba? Perché non riesco a trovare sta roba? Mannaggia il ca! Buonasera! È arrivato il colonnello, cazzo. Madonna Dio. Madonna Dio, è arrivato il colonnello, raga. Ha vinto, sì, con qua 2 voti. Cioè, capito? Ho bisogno di number, sì, ho bisogno di... Buonasera Nitro, buonasera. Allora, mi scarichi o non mi scarichi ste fucking mod, maledetto. La sua sorella, elementi workshop in attesa. Madonnina santa. La 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 la. Invece di fare sex virtuale in Pocket Mobile, ma cosa state dicendo? Ah, entra l'ofra. Ma aspetta, frena i cavalli. Buonasera Pioppo. Hai visto per caso, dico, maverico, che oggi hanno aggiornato Valheim? Avete visto che l'hanno aggiornato? E smetti di aggiornare ignorantemente giochi del cazzo che non giocherò tipo mai. Allora, perfetto, sì, torches, terrain, new terrain modification system. Hanno cambiato il modo in cui si modifica il terreno. E hanno soprattutto ridotto la quantità di pietra che serve per livellare il terreno. Ma soprattutto, dove diavolo è City Skylines? Colonè! Porca di quella troia, colonè. Allora, al mio tre, un bel buuuu di gruppo per il colonnello, ok? Ok? No. 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 Non questo. Oh, così, vergogna. Vergogna. Buh. Amor. Le streghe. Esatto. Beh, mi fa piacere che avevi un grande pubblico la tua prima volta, mio caro colonè. Niente limoni per te, Lofra. Oh, adesso ci siamo. Corner pork. Vai col corner pork. Signora, i limoni, signora! Diva, ti è servito? Perché devi imparare che quel gioco è un gioco di merda che si gioca in singolo giocatore, ok? No, io non dimostro amore così, Maverick. Io dimostro che quando uno mi dice andiamo fuori a farci un giro, cazzo, mi rispondi e mi dici quando, ok? Se mi dici entro le 23 il logo e giochiamo World of Warships con le barchette nella vaschetta e le paperelle e tutte queste cose, cazzo, io mi aspetto che tu loghi entro le 23 e mi dici ehi coglione, dove sei? Vieni a giocare con le paperelle con me. Ma niente, invece niente, quello giocava solo con le paperelle, vaffanculo colonnello. Comunque, piccola parentesi, diglielo. Ok, scusate. Ha giocato con le paperelle senza di me. Non sono... Homer mi è testimone. Ma dove devo comprare una nuova sedia? No, fra, devo comprare una nuova sedia. Donate, devo comprare una nuova sedia. Senti questa come scricchiola. Ah, capito? No. Mi serve una sedia nuova di quelle da 400 euro con il logo di Batman qua dietro. Perché se c'è il logo di Batman, mi hanno detto che praticamente è come se ci avessi praticamente Batman che ti massaggia le chiappe costantemente. Ah, sì, baby. È incredibile.
Avanti. Credo che la settimana prossima inizierò una colletta tipo di 10.000 euro. Così, vediamo dove arriviamo. Basta. Lasciamo perdere, lo fra hai ragione. 10.000 euro. Così faccio un regalo ai miei per il loro compleanno. Ottima idea. Non so di che anno, ma 10.000 euro ce li mettiamo tutti. Che vuoi che siano? Na 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 na. Na 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 na. Oggi ho lanciato la bomba. Cioè, non è che ho scorreggiato, però. Allora, andiamo tutto in pausa. Andiamo su Resend. Oh, guarda qua! Scusate, questo era un acuto che potevo risparmiarmi. Stavo dicendo Underground Amelo. Ma io posso fare il corner. Dove fa che il corner? Corner. Beh, invece di farlo il corner, fuck the corner! Famo l'ingresso semplice. Che vuol dire slope to steep? Tua zia è in carriola. Scusate, sto solo cercando di prendere le misure. Allora, qua vicino al carro funebre. Troppo. Eh certo, ma è stata un'ottima idea prendere questi cosi. Sicuramente saranno utili. Sicuramente riuscirò a piazzarli da qualche parte. Vedi, perché non ci ho pensato prima? Il mio sogno proibito. Fiat Tempra. La Fiat Tempra sul marciapiede ci sta sempre, baby. Tac, le moto, la Honda. Ma la Fiat Tempra parcheggiata qua in maniera abusiva fuori dalla metro. Sono 5 mesi di lavoro. Cosa? Chi? Chi? Sedia Marcus. Ma se voglio sedermi su Marcus, prendo Morosi e mia storia e mi ci siedo sopra. No, io non voglio cambiare schermo. Devo guardare solo io. Voi dovete guardare le mie espressioni facciali finché gioco a Cities Skylines. Nuovo gioco della serata. Vuoi che mi spoglio? Vuoi che mi spoglio, Lofra? Passiamo subito a queste cose. Vuoi che mi spoglio? Colonne, qua la gente vuole che mi spoglio. Com'è sta storia? Allora, rendiamo la cosa più interattiva. Interattiva. L'inter. No, l'inter non è mai attivo. Solo quando perde è attivo. Mi butto dentro la stanza. Pronto? Ma sti cazzi, sono nella stanza sbagliata. L'audio non si fu non funziona qua. Na 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 na. Ecco, Pronto? è arrivato. Salve! Mannaggia, mannaggia. Ciao, chat. Salve, banano. Facciamo qualcosa in più interattivo. Dai, colonnè, vieni su Discord, amelo. Va Vieni, colonnello, vieni. a nutrirsi come fa Cocero Albino. Ma che cazzo vuol dire? Prepara la Nelson. Colonne, qua mi vogliono su Valheim, tu mi vuoi su. Stasera, se non vai a letto come le checchette, nel senso Ciao che ragazzi, ciao, ciao Diva. alle 21 e 21, colonne, magari riusciamo a fare qualcosa, eh. Comunque, non c'è un cazzo di sto gioco di utile. Ah, ci sei arrivato. Detto tra me e te. E noi. E voi. Dai, Cristi Dio. Niente, Rofra, è normale come sempre. Magari ti sei pulito le orecchie? Che non ce lo vuoi dire? Sì, non so nemmeno io come, come mai si sente così alto. Tu non ti preoccupare, digli che va bene. Bravo, cazzo! Ah, ecco perché.
Dai, colonnello, dai. Questa sera rimani un'altra volta bloccato in un incrocio. Perfetto. Già prevedo il resto della serata qua. No, no, Lofra. Così nessuna donna ti passerà la lingua nell'orecchio, se c'hai così. GPS, ciao, ciao, ciao. Accidenti, Lofra. Poi non è che si gireranno a guardarsi, si gireranno all'altra parte proprio. Niente, ho esaurito le idee, mi arrendo. Mi arrendo. Lofra, non è da te, Lofra. Ma con che cazzo stai parlando? Con Lofra che scrive in chat che non si lava le orecchie e pensava a quelle sporcaccione lo facessero. Ma figurati, nessuno si lava le orecchie in realtà. Sì. Ah, giustamente, dopo le ascelle anche le orecchie. Va bene. Sì, ma hai presente leccare le orecchie di qualcuno? Ma si prende, si morde dolcemente il lobo. Dolcemente? Ma non che? C'hai femmine animali tu? Che c'hai? Madonna santa. Colonnello, ci vuole la tua risposta qui, vieni. Mike Tyson approved. Allora, dove si muovono questi cretini? Da qua a là? Ah sì, aspetta, si muovono come idioti perché gli ho messo il divieto di attraversare la strada. Ecco perché. Ce la farai senza nome a costruire qualcosa stasera? Ne avrei i miei dubbi. Sei bloccato ancora lì con il passaggio pedonale rialzato? Certo, non è mica così facile. Certo, devi studiare tutto lì, quella zona, fare come fare e poi fare ricostruire le case. È facile parlare, ma vorrei vederti nei miei panni. Anche se mi stanno un po' stretti per il mio fisico, comunque. Aspetta, quali sono i percorsi pedonali, quelli sotterranei? Anche. Anche cosa? Quali sono? Non lo so, tu hai messo le mod, tu dovresti saperlo. Che mi vengono a dire, ma Mike dovrebbe usare quell'altro, ma Mike dovrebbe fare questo, ma Mike, Cazzo, arriva quell'altro, vai sottoterra, annaggia il cazzo, non si va. Non si va sottoterra. Colone, ma perché sei così? Vedi che non sai apprezzare quello che hai, minchia. Non sai apprezzare quello che hai. Sei proprio un faccia di banana, ok? Un faccia di banana proprio. Dile, per favore, smettiamo di parlare di motori. Siamo qua per parlare di City Skylines, non di io c'ho un V11, lui c'ha un V8, Seco gira con un povero V6, capito? Cioè, che è sta cosa? Tu tirasi, io c'ho... Quanti cavalli c'ha il tuo Bison? Il mio Bison ne ha tanti quanti il tuo, no? Di più. Secco, ti aspetterà un lavoro da fare. Cavoli tuoi. Non so dove devo andare qua. Cosa devo fare? Dove Cristo è il coso pedonale? Non è questo, no, queste sono strade. E mi parlano di roba pedonale, ma pensa a te. Io ho il 20. Ma vai a cagare, Lofra. Io che leggo pure. Prova con Crossing. Nella sì, Animal Crossing. No, come va?
Sì, che tra l'altro è così gigantesca, ma non ha un cazzo di senso. Non lo so, secco. Cioè, non ha proprio senso sta roba. Ok, e fin qua ci siamo. Ti vogliono incastrare, secco. Adesso come faccio a prendere la stradina sotterranea? Dai, dov'è Andrea Fire che mi fa tutto? Ecco qua, zio Pino, un porco spino. Ecco qua, zia. Ecco, la potenza. Entrate nel buco! Entrate nel buco! Non entrano nel buco questi. Vedi se ci sarà una limitazione, perché non capisco che questo gioco mette la limitazione ai pedoni e ai mezzi di camminare sullo stesso tratto. No, aspetta, non me ne frega niente di quella, che magari non hanno bisogno di andare di là. Nessuno entra in sto buco, maledetto. Magari togli passaggi pedonali all'incrocio. A parte cancellare con la gomma non ho altro da fare perché sono già disattivati. No, quello l'ultimo sopra vedo che passano lì. Ho capito, ma mica posso bloccare tutto il traffico di tale. A me interessava sto incrocio del ca. Vabbè, ne metto giù qualcun altro, vediamo che succede. Corner. Cosa c'è l'offre? Sei geloso? Diciamo che l'angolo era dall'altra parte, ma va bene lo stesso. Perfetto, anche se nessuno usa niente, va benissimo così. Penso di aver visto qualcuno uscire da un buco, ma non sono sicuro. Ecco, sì, ho visto. Visitors last week 1. Bene, bene, ottimo. Il problema è che la gente sta nel parco, non va dentro, ma chi se ne frega. Vabbè. Colonnello, devi capire, dire che è scappato perché praticamente sua moglie gli ha detto o vieni a mangiare adesso o resti a digiuno, capito? Il colonnello è tanto bullo, tanto grande e grosso, ma in realtà ho scoperto che è semplicemente un uomo del sud, quindi totalmente sottomesso alla sua donna praticamente. Comunque, ci andiamo via lo pitoso. Ma d'altronde anche te, Maverick, sappiamo che... Non è vero, non sai niente. Non sai niente, io sono Maverick. E da grande ti picchio. Che è Stadium? Oh, finalmente un po' di traffico, cazzo, meno male. Tanto per cambiare in questo gioco. Ma che è sto cazzo di edificio di Pokémon? Oh là. Meno male che abbiamo un po' di traffico, che almeno così siamo tutti felici, contenti. Anche per me e Mike, una mazza caffè. Ma io non prendo caffè, cioè non... no. Vabbè, mazzi qualcos'altro, insomma, dai.
Ammazzo la noia, ammazzo. La 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 la. Guarda sti figli di una gran. Guarda sti figli di una gran. Cioè, vedi? I figli di una gran. L'autostrada, no? Invece di andare a pigliarsela dove sta l'autostrada. No, ma perché non ce l'hanno l'autostrada, capito? Vanno in Culonia. Cioè, questi pur di non entrare qua. Maledetti bastardi. Gli prudo un occhio. Sapete cosa vuol dire questo? Devi mettere gli occhiali. No. Un cazzo. Semplicemente mi prude un occhio. Non è che vuoi che sia. Spazzatura! Ho bisogno di più spazzatura. Garbage processing station. Allora, waste transfer facility. Stazione di trasferimento spazzatura. Inquina pure la terrena. Vabbè, noi la mettiamo qua. Dio, hai visto il titolo com'è? Ma parla di aeroporti il titolo? Eh? Parla di aeroporti, scusami. Si deve ancora ricordare dove è rimasto. Airport, vedi? Piccolo, onesto, modesto. Onestamente a me fa schifo sta aeroporto, eh? Non c'è quello modulare? Perché modulare, modulare? Ma perché mi hai preso? Transport fever. Il camioncione Scania che va a raccogliere la spazzatura. Il sogno di una vita di certi individui. Tra l'altro da notare che c'è la macchina della spazzatura davanti e il camion del riciclo dietro. Quello dietro è solo vetro e metallo. Questo sta guadagnando spazzatura così, cioè proprio... Il grosso della spazzatura è là e lui dove va? Sull'altra stradina. Eccolo, eccolo, arriva l'altro tizio. Macchina verde. Sì, ma va più lenta del mio camion, Cristo. Va bene, allora. Questo è un terreno che io... che palle. Che io dedicherei all'aeroporto. Ancora più distante. Buonasera, Dylan. O Dylan. Dylan, è più Dylan che Dylan. Ma devo pure il quartiere di secco pieno di spazzatura. Ma che succede qua? C'è la tassa della spazzatura. Ma c'è il garbage truck che sta andando a raccogliere. E che rompono tanto i maroni. Che quella è un'isola del... Guarda, guarda che bello. Perché non ci sta il camion del grano su American Truck Simulator? Io vorrei un camion così. Con un telo che trasporta grano. Mamma mia, come lo porta a spasso qualcosa. Cioè, non chiedo tanto. Un po' di grano, un po' di grana. 10.000 euro, una colletta. E via, siamo tutti contenti dopo. Mazza, se sono stato bravo con questo raccordo. Sono stato proprio un genius militare. Incredibile. Proprio un cazzo di genius sono stato. Proprio fiera di me sono. Vedi, Diva dice di metterci un centro spazzatura, che ci sono le fabbriche. Nella sua città Diva metterà quello che vorrà, ok? Centro spazzatura, ma perché mi ha preso?
Invece che questi panani vadano a fare tutto sto giro, vengono, tac, figa, escono di qua direttamente, capito? Ah. No, però questa merda sono io, siamo i Free Power, se no che stiamo a fare qua? Pettina bambole. È il Free Power, non c'ha né il simbolo Twitch. Lo so, ma Free Power non è un prime. Ai 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 ai. Che Cristo stanno facendo questi con il camion dell'IKEA con la sedia di Lofra? Mia, è arrivata la Svezia lì, la Svezia tutta. È arrivata la rottina. Na 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 na. La tia aritmetica dovrebbe funzionare, ma che Cristo sta dicendo? Control S, stay in lane, fuck you! No, non vuole. Allora, di qua puoi andare solo sulla seconda corsia. Sulla terza. Là. Riciclo la birra, diva. Là. 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 Oh, la prima corsia va sulla destra e poi si intasano lì almeno. Capito? Buon studio, Seba. Na 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 na. Colpo di scena. Colpo di scena, incredibile. Fai il bravo, Seba, Ma che cazzo, come passenger service last month zero, last week zero? Ma che Cristo ho fatto qua? Niente, non serve sta roba. Come diciamo noi qua in Veneto. Grazie. YOLO! Aspetta, aspetta, aspetta! Free Power sta comprando una banana da 6 mesi. Ah! YOLO! Free Power! Santi Dio! Tac! Io vado che devo studiare. Cioè, chi è che non stai alle 8 e mezza di sera? Questo con la bicicletta è entrato direttamente nella metro. Vedi Free Power, mi devi la percentuale. La percentuale di chi? Dell'abbonamento che l'hanno fatto. Che è sta mafia sul mio canale? Oh. Dichiarazioni aperte in chat. Beh, basta che non siano chiuse. If you wanna be my lover, here's what you wanna do. Na 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 na. Ok, queste sono le Spice Girls in una riproduzione unica, ovviamente, da parte del senza nome. So che apprezzavate, quindi vi ho deliziato con un pochettino di cultura pop degli anni 90. Buonasera Yurim! Sabrina Street. Ecco. Raga. Yolao, porca troia. Ovviamente quando non sono in live, l'altra sera mi sono messo a giocare a Formula 1 con Franceschiello. Due gare su due ho vinto, boy. Davanti a quella banana di Franceschiello. Cioè, hai presente? Hai presente cosa vuol dire la potenza che tiravo fuori dalla mia macchina? Incredibile. Non sono più il piccio banana di una volta.
Adesso ho il tocco magico. Hai visto la gara, Iolao? Hai visto la gara, ovviamente, di Formula 1, perché la MotoGP chi se ne frega. Ma che merda, ma che schifo, ste rotonde fan cagar. Na 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 na. Vediamo quindi di promulgare un po' di buona e sana cultura autostradale. Cultura autostradale. Io la metto tutta per mangiare anche la frutta. La banana. La banana che mi regala la zia dopo. Non posso dire altro. Oh madonna. Sto ascoltando musica, un ciccino truzza ora, quindi non rovinare tutto. Che cazzo vuol dire che stai ascoltando musica truzza? Bello mio, tu per imparare ad ascoltare cos'è la musica truzza, dovrei farti un po' una cultura, ok, sulla musica truzza. Perché secondo me tu sei un po' giovane e hai l'idea un po' confusa su quello che vuol dire truzzo. La Ferrari ha fortuna. Ma vogliamo parlare... Hamilton secondo te non ha avuto fortuna? Dovrei essere dritta, zia, cioè non è che ci vuole tanto. Vabbè, faremo una roba molto... Seguito a posteriore, ho visto che è successo un bel casino. Hamilton ha un culo inaudito. Allora, è bravo, senza ombra di dubbio, però ha avuto anche un culo della Madonna, eh. Vorrei avercelo io quel culo. Maverick non sarebbe che invidioso, ovviamente. No. Tutti così dicono, eh. Ognuno ha i suoi culi. Ce ne sono tanti. Milioni di milioni. Smettere di fumare. Oh, neanche a farlo apposta. Il ponte è Lewis Bridge. Non Levis. No, non Levis. Né Levis. Non so cosa stai pensando. A chi stai pensando. Smettere di pensare alle ragazzotte, cazzo. A chi devo pensare? I maschi, fammi capire. Ma neanche alle dodicenni, Cristo. Io non ho detto che ha 12 anni, quindi si chiama solo lei così. Di questo si chiama solo lei così. Guarda com'è, no, è moscio sto coso, madonnina santa. In questo gioco ancora non fanno le strade parallele. No, era troppo semplice. Devi metterci una mod per avere una mod. Ti permette di fare una mod. Il tutto finché è una mod. Ciao Simon. Simon says... È arrivato il tuo mod. È arrivato quel consigliere del piccio banane. Mm-hmm.
cieco ignorante. Sì, vabbè, ma non c'ho voglia di stare qua a canciare 80 alberi, Cristo, ogni volta, guarda che roba. Ma te pare che devo stare qua a spostare alberi? Meno male che non ti vedi, credo. Mi sto spostando, ok? Non sto distruggendo niente. Garbage is piling up. Landfill capacity 750.000. Landfill storage 180.000. Garbage production 447.000. Process capacity, stica. Diva, una reazione su quello che hai detto. Ha una reazione, cosa? Ha una reazione, quale reazione? Colonè, vieni. Buonasera Raven, buonasera, non ti avevo visto. Colonè, vieni subito. Vieni subito per favore su Discord, perché dobbiamo parlare di cose importanti, eh. Vedi già qua quando si parla di tech. Fatemi selezionare. Ma vaffanculo, va. Arrivo, agita bene. Vabbè. Che ha detto? Che arriva e devi agitarlo bene, non so cosa. No. Devo agitarlo bene. Punto. Avevo capito agita bene, ma fa stesso. No, è malizioso sono io. Tu sei entrato sul server, non hai tempo in questo periodo per giocare perché lavori full time, GVS. Vabbè. Giocaci part time se riesci. Mi sono rotto il cazzo. Spacco tutto qua. Salve. Voilà, signori, buonasera. Che roba è? Che roba è? Ho avuto una paralisi facciale. Mamma mia. Buonasera. Tutto Cambia bene? Io. Ma che è successo? Ma cioè, dammi una spiegazione che sia logico, razionale o un comportamento simile. Ma c'è una spiegazione logica e razionale in tutto ciò? Dovrebbe essere analizzati i primati, praticamente, quelle scimmie antropomorfe che c'erano tempo fa sul nostro pianeta. Sì, perché dallo troppo... Raga, perché usate... Colone, perché usi parole che neanche tu sai cosa vuol dire? Cioè, antropomorfe, ma che cazzo... Cioè, usa delle parole semplici per delle persone semplici. Il termine antropomorfo, intanto l'ho coniato io, ancora la Crusca mi deve pagare i debiti di Eiffel. Ma d'altronde a te tutti devono pagare qualcosa, a quanto pare. Ecco, tra l'altro, Michelino, aggiorniamoci, e tra tutti il copyright che mi devi, c'è anche una sezione di lezioni di sex appeal che ti ho fatto in privato tempo fa. Mamma, che dichiarazione. Che cazzo stai dicendo? Quel Michelino, ragazzi, è tipo una roba insaziabile. Cioè, non ha un pudore, non ha nulla. Esatto. Lo scrive all'avvocato. Basta che gli fai vedere una spallina, lui diventa una specie di Buffalo Bill. Ed ecco qua, signori, come appena ha cannato tutto, ok? Perché giustamente... Voi conoscete il buon caro Mike ormai e sapete che se parlava di ascelle poteva essere ovviamente credibile la cosa. Invece ha parlato di spalline, chi se ne frega delle spalline, capito? Guarda, ho smesso di cadermi per te, Michelin. C'è una specie di foresta pluviale sotto le ascelle che dopo gli allenamenti si ricrea quella specie di ambiente umido tipico delle foreste equatoriali. Ed ecco come si fa praticamente a mandare a tutti via dalla live.
Ti piacciono le ascelle? Mi hai la richiesta. Più son pelose, più son puzzolenti, e più mi ci arrapo. Quindi va bene. Ecco dove arrivano i primati. Capito? Capito, Mav? C'è tutto un perché. Cioè, io ovviamente colgo questa occasione per dissociarmi. Non a caso ha fatto un buco. Parliamo di se lui fa i buchi nel gioco. Appena sento. Non ci vedo più dalla fame. È proprio un'associazione di contesti quella che fai tu. Associazione di contesti, ma vedi come è colto quest'uomo. Mav, parliamo di te che bene o male. Secondo me per quello hai trovato moglie così subito, appena da giovane, capito? No, guarda, in verità, facendo il cretino ho trovato mia moglie, non facendo il colto. Quindi... Allora siete in due come stanno le cose, anche se il provolone, come diceva Dile. Sì, stranamente più fai il coglione, più attiri. Adesso ho capito dov'è il mio problema. Ecco. Sei poco coglione. Ma guarda, ti posso garantire che una buona percentuale c'è. Mi fai una lezione di come essere coglione, colonne? Non lo so, non posso. Ecco, sono altri debiti, colonne. Niente. Cioè, qua veramente, qua non ti basta più manco il conto corrente tuo. Taci, che guarda, la depressione mi sta venendo quando ti sento dire queste cose. Non c'è più rispetto, non c'è più rispetto per youtuber, cazzo. Fate una colletta, 10.000 euro tutti insieme, figa tag, via. Hai visto? Altri 50 euro che si aggiungono al mio conto corrente, vai così. Ma facciamolo fare un bel pignoramento. Ma pignoramento? Lo stipendio di Mike. Mi ha detto che praticamente la Jeep già ce l'ha impegnata con dei parcheggiatori abusivi che c'era nella zona sua, e si è fatto i debiti pure con loro. Quindi che cazzo non degli a pignorare? Il pino, vuoi pignorarmi? Vuoi pignorarmi un grande grosso pino? Allora, fatemi ragionare che in questa fase non è semplice, soprattutto con dei disturbatori seriali. Meno male che siamo disturbatori. Guarda, io quando parla Toretto già mi sto eccitando, infatti mi sto trattenendo, fidati che mi sto trattenendo. Per chi non lo sapesse della chat, Toretto è il buon Maverick. Per chi non sa chi è Toretto, guardatevi Fast and Furious e capirete subito. Il Genzo Gasolio, ho detto in arte italiana. È vero? Perché? Cioè... Spettacolo di quarta categoria. Perché mi tocca sentire certe cose? Esatto, Lofre, esatto. Tu hai visto Maverick? Cazzo, cioè, per me è una roba impressionante. Il Toretto dei poveri. È comunque un Toretto. Dai, uscitele. Naggio. Na 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 na. Na 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 na. Allora, signori, che vogliamo fare? Perché? Veramente, io qua proporrei un ban immediato, cioè... A parte che la Leotta è mia conterranea e praticamente... ma è Leotta, non è Leotta. È Beotta. No, è Leotta, ma non ha letto, però. Sì, ti rendi conto che questa qua è 3 anni più piccola di me e prende non so quanto... Xanax. Figa tag. Ciao, fare, Felix, invece. Ciao! Mamma mia. Non ci pensare, con me. La Linette. Purtroppo Clarinetto, hanno cose che noi dicendo. Non potevo mai avere. No, per carità. Quale clarinetto, quello non è? Tipo quel buco che ha fatto Mike. Cioè, ora io vorrei capire una cosa, no? Quale ingegnere, qua proprio di alta ingegneria, farebbe una cazzo di rotonda staccata 200 metri praticamente dalla strada principale? Perché, Mike? Perché questa va sull'autostrada, ma tu non puoi concepire, quello non è. Tu non puoi concepire. Ma l'autostrada non ha pagamento, però, signor Mike. Ma che me frega del pagamento? Tanto i milioni sono milioni. Usiamo i soldi dei contribuenti per fare altri soldi. Mike, c'è un messaggio minatorio riscattato in evidenza. Raven, bisogna trovare il posto giusto. Non si può costruire così un aeroporto, eh? E qua. Vai all'aeroporto, Mike. Vai con l'aeroporto. L'aeroporto.
Dove cazzo lo faccio l'aeroporto? Sono venuto 3 live fa con il tuo progetto di un aeroporto. Ma stai zitto, per favore. Però puoi atterrare qua, guarda, su questa autostrada. Ti ho fatto venire qua in questa live perché dicevo, capito, devo sfogarmi con qualcuno, ma Madonna santa, eh? Oddio. Ancora insieme. Mike, preghiamo insieme Maverick per questo momento di raccoglimento. Io proporrei 5 secondi di silenzio. Mi hai fatto comprare la Nelson, quella nave di merda. Incredibilmente orribile. Devono passare 15 secondi, Mike, te ne mancano 10. Hai detto 5. Sono diventati 77, che? Hai diritti anche qua? A sud il tempo va più lento, Mike. Ma mi sa che di qualche anno, di 10, 20 anni anche. Avanti 15 secondi, te ne mancano 5. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Meno male, colonnello, il tempo non passa mai. Perché non posso girare sto schifo? Perché? Ed ecco un esemplare di Mike senza 9 che poi va a ficcare un cazzo di aeroporto in un buco. Non cura anche che non si entrerà mai. Se altro non posso ficcare, ficcherò all'aeroporto, no? Vabbè, oh, ammazza. Mi dissocio da queste cose. Ammazza. No, tu ti dissoci sempre ai momenti quando ti conviene, quando ti fa caldo. E certo, tu lo dici apertamente la cosa, cavolo. Io lo dico apertamente, lo dico. Io non lo so. Cosa ho detto apertamente? Per te dovranno tornare i tempi di guerra. Ci stiamo già lavorando con l'Ucraina. Ma speriamo, cazzo, speriamo. Dove che tutti siamo. Ma vai a fanculo! No, non faranno mai la guerra, non ti preoccupare. Ma io lo spero con tutto il cuore. No. Ma perché lui vuole... Da una parte va anche bene, perché l'Ucraina vengono tutti in Italia, quindi va bene così. Cos'è che fa l'Ucraina? L'Ucraina vengono in Italia. Certo, dicono, qua c'è stata la guerra, andiamo in Italia, figata. Certo. Cioè, tu pensa, già c'è un rapporto lì tra un uomo e 3 donne, figurati se vanno tutti in guerra i maschi, non siamo nell'harem. Non balalla. To, ciucciati sto aeroporto. Wow. Speriamo che non atterreranno sulla tua strada di fianco. È probabile, anche perché c'è... La smettete voi due? Colonè, tu non puoi parlare, Cristo, ok? Mike, alle 23, anche prima sarò online, giochiamo, facciamo, come se non ci fosse un domani. Sono tutto tuo, Non mi ricordo di aver detto queste cose, Mike. Ma nessuno ricorda niente. Diva, non possiamo parlare di politica, purtroppo. Ma non è il contrario, è l'Europa che rompe. Neanche la tipa lì, non aveva nulla da ridire, non posso, non ricordo di aver detto che esco insieme a te, le dico vaffanculo. Ma lascia gli alberi, sono molto bucolici. Lo so, però vorrei che gli aerei li evitassero se possibile. Ma... sì, dai. E dato che non sono biciclette... Dato che non sono biciclette, direi che... Vedi, il buon Andrea dice usa il Movit che può selezionare solo gli alberi. Ma il buon Andrea doveva esserci quando dovevo fare i passaggi sotto pedonali, sopra pedonali e sotto sviluppati, non adesso. Ma la mia paura è quella, infatti, l'aereo prende la roccia. Ma quale roccia? C'è sto rischio in questo gioco. Raga, ma mica l'ho fatta io sta cazzo di aeroporto, se così l'hanno costruito mica lo faccio, capito? Cioè, più preoccupante la roccia che l'albero, secondo me. Wow, che figo. Guarda che gli aerei non è che hanno le ali più larghe della pista, cioè sennò che cacchio sono? Certo che hanno le ali più larghe della pista. Ma stai zitto. Sii umile, per favore, quando dici queste cose. Va bene, se voli su un Cessna va bene anche. Che figo il Cessna. Sono d'accordo con te. Il Cessna. L'hanno chiamato così, il Cessna. Ma non lo fa così il Cessna, man. Lo sa il banano che cos'è. Cos'è il Cessna, Mike? Il Cessna?
È un cesso che vola, mi hanno detto. Meno male, già mai rubite. Adesso mi spiegate perché mi cancella. Cioè, io costruisco un pezzo e mi cancella l'altro. Ma che problemi. Che problemi ha sto gioco? Si chiamerà Michele l'ingegnere. Buonasera, Messi, buonasera. 250.000, minchia, invece di comprarmi casa mi compro un Cessna. Chi me lo fa a comprare casa quando posso comprare un Cessna? Buona, 4.800 euro per avere un aeroporto in mezzo a un cazzo di niente. Eh? Non è vero, diva. Ciuf ciuf, motherfucker! Quanto sei eccitato alla vista di questo treno, colonnello? Quanto è lungo? Adesso ci vuole solo una metro che arriva. Aspetta. Quindi quanti vagoni sono e ti devo terminare? 3. No, non va bene. Tutti uguali, però, che, eh. Che colonnello, tu ti accidi solo per la lunghezza. Ma, sai com'è. Non è lo spessore che ti fa la differenza. Abbiamo capito. Non lo so, è un treno, tanto... Cristo, è un treno! Perché con il buon Maverick ogni cosa ha un significato differente, capito? Perché sì. Quella roccia sta ancora lì all'aeroporto. E ci rimarrà, ma... Ci rimarrà, sì, mica... Cioè, capisci che è all'interno dell'aeroporto, non dipende da me. Nemmeno in Africa hanno gli aeroporti in mezzo alle rocce. E sono in Africa. Guarda che non sai quello che stai dicendo. Vai a vederti certi aeroporti che hanno tipo in Nepal. Ma neanche in Nepal, va a Palermo, va. Se non ti fermi, finisci contro la montagna, sì, altro che... Ascolta, l'aeroporto più brutto che ho visto in vita mia è a Gaziantep. Caro Michelino, Gaziantep è in Turchia, praticamente è come se fosse una Sicilia degli anni 30. E ti dico soltanto che il gate si ci andava a piedi. Il gate? Sì, il gate ci andava a piedi. Dove c'è l'imbarco, cioè dalla strada tu traversi la strada e arrivi sull'aereo. Controlli zero, gente che la portassi praticamente le bombe a mano, i lanciarazzi. Colonna, non so se hai visto che cosa ha scritto l'opera, ma vabbè. Cosa ha scritto? Nepal Ermo. Madonna, tanta l'opera dopo questa veramente. Mi associo. Già mi hai rovinato le live di Twitch con quei nomi che mi hai dato, che veramente, ma questa qua, Nepal Ermo, veramente. Vabbè. Spazio già occupato, ma da chi? Sappiate che questo gioco domani lo disinstallo, eh? Buonasera West, buonasera. Dai, io non ci credo, tu colonne. No, non lo farò mai. E comunque aveva ragione Maverick, le ali dell'ego escono fuori dalla pista. Certo che c'ho ragione. Avevi anche tu. Hanno perforato la montagna senza problemi, quindi stai tranquillo. Ci stanno 5 persone a bordo, ok? Quindi non state a rompere i maroni. Meno che ne sono quei aerei che... Guarda come vola bene. Quello è il Dyson. Quello è il Dyson, praticamente. Mortacci tua. Siamo uscito dall'inferno, quel cazzo di aspirapolvere. Perché, colone, perché dici così? È così bello, hai mai provato a tenerlo in mano? Sì, ci ho provato, ma non è tanto il discorso di tenerlo in mano, il discorso che sembra che urli come un demonio quel cazzo di cosa. Sì, infatti bisogna scrivere che è silenzioso, perché non lo è. Capito, perché ha tipo 18 tipi di velocità, in secondo poi una cosa bestiale. Vabbè, l'hai voluto il V8, Cristo, cioè se volevi una V12 ti prendi una Lamborghini. Sì, Dile, ho un sacco di astio perché l'ho pagato, non mi hanno regalato quella cagata, capito? Cagata, ha detto, attenzione. Eh sì, intanto mia moglie non mi sente, quindi... Se prendevi il Kirby era meglio. Non c'era più rumore, ma aspirava di più, però. Cosa, il Bimby? Il Kirby. Un'azienda americana che fa anche autospaziale. Vabbè, quindi... Praticamente un trattore al posto di un aspirapollo. Allora, questi vanno dove vanno? Vado in mezzo al casino di loro vita, qua. Perfetto. Questo mi sembra il momento ideale
per fare ovviamente una fermata per l'elicottero. Dillo, ormai all'Aurora si era abituata al rumore del volo. Comunque Diletta, perché non fa sto macello? A parte il fatto che sta già uscendo il modello nuovo di sto cacchio di Boeing 747. Tac! A come imposti le velocità, perché vuol dire a tipo 38 velocità, dal normale al boost fino al fast and furious. La madonna, questo si schianta. Guarda che manovra che fa quelli, che è schettino 2.0 sull'aereo. No, quello è diva. C'è una fermata lì, quindi potrei combaciargliela qua. Così, ovviamente quelli non apprezzano, ma sono cavoli loro. Quindi un'ulteriore fermata proprio qua. Così. Eccola, fatto. Colonnello, dile, non c'ha tutte queste velocità su quella. Sì, perché infatti Secco dovrà presto comprargli il modello nuovo, che mi sembra uscirà a breve. Quello lì addirittura c'ha il cambio delle marce messo sopra. Dalla prima alla sesta puoi cambiare. Cazzo, il trattore. Praticamente sì. Sì, certo. Ma la scopa a vapore. Madonna, colonne, come sei caduto in basso, minchia. No, ad esempio, Diletta è la classica donna con cui non dovrebbe mai parlare una moglie, perché praticamente fanno comunella ed è finita. Si crea la criptonite, cazzo. C'è proprio un binomio di criptonite. Ed è persa, Mirina, una battaglia persa. Vabbè. C'è chi, colonnello, c'è chi vorrebbe avere quello che ha qualcuno, e c'è invece chi è stronzo e... capito? Ce l'hai, non l'apprezza. Tac. Colonne, pensa anche ai punti di vista nostri, no? Loro fanno comunella e noi andiamo a spasso, che cavolo. E non sti cazzi, perché il maschio è sempre diverso rispetto alla donna, perché il maschio è porco, capito? Ma io avrei i miei dubbi. Il maschio nasce porco, quindi, cioè, se una donna fa una cosa, vabbè, lo fa sempre in buona fede. Tu fai la stessa cosa, sì, ma tu sei maschio, quindi automaticamente è diverso. Ed qua sentite ulteriori problematiche, signori, ulteriori problematiche che il colonnello esprime, in quanto cioè è per quello che abbiamo chiamato, capito? Perché volevamo un attimo di... è un dottor senza amore, in realtà, occulto questo. Non dire così, colonnello, non dire così. No, fidati che è così. Non dire così, è come se la donna lo fa e l'uomo invece non lo è. Stessa cosa. La donna lo fa e l'uomo non lo è. Questi due messi insieme, cioè, stanno praticamente... Diciamo che l'uomo tende a omettere, io tante volte non mento, ma ometto, questo sì. Certo, ho guardato il culo di quella, ho toccato il culo a quella, amore, tutto bene oggi. Sono bugie bianche, ci lavoravo con le bugie bianche. A me è tutto il contrario, invece, virgola metto, comunque vabbè. Quel cazzo di Toretto. Adesso pigliate gli elicotteri e non rompete i coglioni, va? Ma perché mettere una mongolfiera a fianco all'aeroporto? Non è una mongolfiera, è un elicottero! Due elicotteri? Siamo a Jurassic Park! Sì. Ma anche tre, guarda, quattro sono! Cioè, guarda, c'è! Hai visto? Hai visto? Visto l'uomo e da Menallo! Cioè, Menallo si è tipo di violenza da Celerino, capito? Secco, fatti sentire, dammi manforte, perché qua se non ci alliamo è la fine. Ah, Secco, veramente, lo famo strano, sinceramente. Ma infatti, dov'è Secco? Dov'è Secco? Secco sta passando l'aspirapolvere. Ma è probabile, io lo posso soltanto capire a quel povero uomo. Bello, bello lui, il mio elicottero, line details. Colore. Non male che Secco beve a dimenticare. Guarda, 36 persone, incredibile. Tutti vogliono prendere l'elicottero di Mike. Così, nel quartiere ti arriva l'elicottero. L'elicottero che fa praticamente da autobus. Che... dove non avete mai visto? Quanto costerà il biglietto? Tipo la metro, 3 euro? Penso di sì, visto che insomma...
Guarda, mo ci facciamo il giro in aereo. Merda, non così. Così. Abazzon, conosco quel motivetto che hai scritto. E tutti lo conoscono, Cristi Dio, ex Sheldon, Madonna Santa. Grandissima serie, ragazzi. Me la sto guardando questi giorni per non deprimermi. Sappi, ti dico come finisce, praticamente finisce che alla fine Sheldon... No, no, devo dire. Ci stavo provando, Raven, ci stavo provando, ma... Vabbè, via, gli spoilerone. Ma io lo so che alla fine fa quattro figli, tranquillo. Guarda quell'elicottero, cazzo, l'elicottero di Thor, si ferma a mezz'aria. Guarda qua, 10 persone, incredibile, stanno crescendo come funghi. Bannate l'ofra, bannate l'ofra. Andrea, banna l'ofra. Assassino è il maggiordomo. Sta delirando, cazzo, saranno dei polveri sottili, non so che cazzo sta succedendo. Metro Trax. Oh, 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 na, na, la città dei tunnel. Bisogna far così, cioè non sono ancora capito. Sto gioco è tutta una cazzo di galleria, praticamente. Se non fai la galleria sei perso. Immagino il trio della metro che ti fa quel triangolo, no, però vabbè. Adesso vedrai. Sì. Lo vedrai come me lo fa il triangolo. Cioè, se uno dovesse andare da una parte all'altra della città, no? E cazzo, ci credo che prende l'elicottero, 350.000 strade, traverse e traversine, già mi viene da vomitare, guarda che... Zio, se tu abiti in un paesino dove siete in tre e avete quattro strade, ci capisci? Però basta che vai un attimo in un paese più sviluppato del Molise e trovi tutto. Lofra, una cosa voglio capire, Lofra, ma perché ti alleni? Per cosa? Perché vuole trovare una bella gnocca, ok? Bravo Lofra, fa bene Lofra. Vuole trovare una bella gnocca e sposarsela mostrando gli addominali. Non dicendo niente, proprio tira fuori, hai tu, tac, tira sulla maglietta e quella non capisce più niente. Lofra. Noi abbiamo un'altra tattica, Mike, lo sai, no? Che devi tirar fuori. Sì, ma non ha funzionato l'ultima volta. Non ha funzionato. L'unica roba che sembrava avessi preso era tipo una denuncia, però... Cioè, Lofra, lo stesso tempo che ci vogliono anche per fare gli addominali. No, vedi che comunque so. Oh, Mike, ma tu che sei un medico, no? Oh, dimmi, io che sono il grande medico. Medico, è esagerato però. No, no, per sono me anche, sono anche psicanalista, se vuoi. No, no, mi basta che tu faccia illuminare medico. Dimmi, perché dimmi. Capita spesso, no? Va bene che mi sono un po' fermato. Quando faccio gli addominali aggressivi mi viene un crampo alla pancia che devo urlare, cazzo. Perché tu hai carenza di magnesio. Quindi mi devo tipo comprare calamite? Cosa che devi fare? Mi compro le calamite così divento un magneto pure io. Magnesio, cretino, non Madonna santo. Colonnello, da lontano l'hanno spesso di secco, Oh, dov'è secco? Non l'ho visto, dov'è? Corre al parco e si rimorchia. Date una medaglia a quell'uomo. Ma corre da solo, tipo? Guarda, risponde subito sotto, diletta, imperterrita e nefasta come una faina incazzosa. Secco, state zitto. No, penso. Però l'Ofra risponde, non rimorchia. Ma l'Ofra, non capisci se tu corri appresso a loro o appresso a te. L'Ofra corre e basta, capito? In che caso è stalking l'Ofra, non lo fare. L'Ofra cioè si mette e corre, poi non pensa altro. Sì, Gauss, bannalo perché... Secondo me l'Ofra ha i pacchi sbagliati. Sì, beh, non quelli per bambini, se possibile. Però lì rimorchi le mamme, l'Ofra, attenzione! Eccolo, è arrivato. L'uomo delle milfe è arrivato. Vabbè, scusami. Ci saranno perché si hanno fatto serie TV come Casalinghe Disperate? Ma infatti Mike si chiamano serie TV. Sì, perché tu credi che le serie TV siano accampate, cioè uno si deve pure ispirare da qualche parte. Ah certo, se ispiriamo a Beautiful, che sono 70 anni proprio che fanno le serie TV, vedi tu.
Madonna, come sei. Vedi che. Parlare con te è come parlare con un mulo arabo. Oh, adesso è anche un mulo. Arabo, però. Va bene, tu fai come la barzelletta del toro e dell'asino, va bene. E questa qua la conosco, forse. Sì. Ma la barzelletta dei due medici che fanno sesso, la conosci? Ma la voglio sapere adesso. Troppo. Mi spiace. Ciao, Jenny! Lofra, tu punti ai bambini. Ci sono due medici che fanno sesso con me. Lui è un anestesista e lei è una ginecologa. Ovviamente nel mezzo del rapporto tutto, qua e là, ok, tutto super mega incitato e... Il tizio gli dice, l'anestesista gli dice... Tesoro, siamo ma... Siamo già nell'ora protetta. Si vede proprio che ci sai fare, sei proprio brava nel tuo lavoro. E gli fa... Invece di te non saprei perché penso tu sia anche bravo, ma perché non sento un cazzo. Hai capito? Va bene. Hai capito? È un anestesista, non sente un cazzo. Ok, scusate. Generalmente trovo con gli uccelli che mi guardano storto sperando nella rissa. Ok. Lofra, vedi che frequenti i parchi sbagliati, cazzo. Vedi. Fatti un perché, fatti una domanda. No, vieni in Molise, ti faccio conoscere una bella campagnola. Sì. Ma il silenzio è eloquente. Una bella campagnola, cosa si intende? Belle campagnole. Ma tipo che sta in campagna? Certo, perché tu non hai visto mai le belle campagnole, Mike. Belle, quelle che sanno fare due cose sole, zappare la terra e fottere, non sanno fare altro. No, io in campagna ho visto quelle fa ma quella è un'altra storia. Ecco. Inizia a preoccuparmi, Mike. Colonnello, che potevamo aspettarci da un nuovo Veneto? Cioè, io inizio a preoccuparmi, se lui parla di mucche, guarda... Cioè, fatti due domande, il perché poi. Me ne sto facendo tante domande. Cioè, perché poi si deve deprimere in quel modo? Ma perché questo posto di merda? Perché questo incrocio è così ignorante? Che cazzo ridi tu? Non rido, cazzi. Vabbè. Vabbè. Aspetta, ma Lofra, te di dove sei, Lofra? Ma chi se ne frega di dov'è? No, sto chiedendo a Lofra perché sto leggendo lì in chat. È la città sbagliata. Che comincia con toro, ma non è. È un piccolo toro, Torino. È un torello, No, non posso dirlo questo. Perché va contro il mio ego. Un torello. Sei un toretto, sì. Come no? Fa 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 fa. No, spero mai che non faremo quel famoso raduno. Ah, perché c'è un raduno? È certo che c'è un raduno. Dimmelo così inizia a partire adesso perché qua a sud come trasporti siamo messi male. Ma non è vero. Ma c'hai la macchina, c'hai? Che cazzo di... No, io non voglio guidare, penso comprerò una carrozza, un... Dai, che tipo, vi faranno anche il ponte, che vedrò. E due cavalli, sì. La voglia. West dice, nel mio non parco, non so se sia un bagno pubblico oppure un campo, con tutte quelle montagnole fatte dai cani. West, questo purtroppo è... non è colpa dell'animale, ma della persona. Beh, l'animale è... dov'è? L'animale bipede. Questo è vero. No, non lo so se ci stiamo tutti a casa del colonnello. Ah, perché no? Tutti a casa di perché Seba? No. Sì, andiamo dall'adepto, cazzo. Seba ci ha detto che lui ha ovviamente una villa sul lago di Como, quindi... Poi non si sa mai se l'Etna andrà in erezione. Scusate, almeno qua abbiamo l'Etna che va in erezione, quindi
c'è qualcosa da vedere, andiamo lì da voi, in quel figa tech, BMW, partita IVA, Mercedes, tac, il papi, che si vede lì da Mike. No, da me vedi Mike, basta. Sì, ma se vedi Mike in un paesaggio successivo, io già mi sto abbassando i pantaloni, capito? Lo so. Modestamente. Io giro sempre con i pantaloni abbassati. Nel dubbio. Andiamo, alzati. Adesso ti devi alzare. Ti devi alzare adesso qua in live e vediamo che c'hai sotto il pigiamino. Ciao, Raven Blu. Ma devi capire che questo non è un pigiama. Ah no? Se vuoi concepire questo elemento, bene. Se no... Mi ricordo che già tempo fa abbiamo fatto una discussione sul tuo pigiama. Ma senza ombra di dubbio. Ma perché finché mi tocca discutere con individui come te... Mettiamo i puntini sulle i. Guarda quella specie di incrocio, sembrano tipo le Atwills che giocano là sopra. Ci giocavi mai le Atwills tu, mai? Ma le Atwills secondo me erano per ragazze. Le Hot Wheels. Sì, erano troppo... Capito? Sbalancate porte e finestre così la minchiata esce subito, altrimenti ristagna ed è peggio. In campagna via, Adile? Che significa? Mi tua? Ma quella di secco dove porta a mangiare il cane? Aprite le finestre e le porte, subito. La 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 la. Questo è un famoso, cioè, incrocio del di qualcosa. Le tube di falloppio queste qua sono. Vedi che le riconosci, sembra quasi che ce le hai anche te. Ma guarda, poco ci manca. Me le farei volentieri. Qua questo qua è una specie di cos'è? Non lo so, è... Un calcolo ai reni questo che è. Uno schizzo laterale, non lo so, qualcosa. Un calcolo ai reni. Che bello, che bello. Cioè, è proprio un'emozione vedere questi incroci che funzionano. Proprio un'emozione unica, che ti pervade, ti penetra proprio. Ah, Maverick Spork Park. Perfetto. Poi cos'altro abbiamo qua? Sta funzionando l'autostrada, quindi... No, quello è carino, quello incrocio. Complimenti. Vai, Lofra, che puoi fare il gallo in mezzo alle galline. E vai così. Guarda qua, madonna santa, l'aeroporto come funziona bene. Sì, ha fatto girare il contrario quello. Ci ho ripensato. È controvento, capito? No, ci aspetta, è rimasto uno, andava a prenderlo. Allora, si potrebbe fare qua, ma proprio in questo punto preciso? Sì. Sai cosa? No. Beh, rimarrei col dubbio. Ok. Uno di questi passaggi estremamente... Guarda che bello, guarda. Wow. È vero che ti piace, Colonè? Colonè, fra un po' vedi le macchine passare sopra lì. No, vabbè, non ci credo, bestiale. Io ho pensato a te quando ho costruito questa cosa. Wow. È per quello che è venuto bene così, su dritto. Wow. Una persona. Eccola là, vedi? Questo, Olivia Phillips, sarà il colonnello. È palestrato almeno. Ah, no, è una vecchia, però è ricca. Buona, va a gran bella pensione. È piastrellato, non palestrato. Vediamo cosa vede la signora, dai. Fammi vedere. Addirittura anche i superpoteri, c'ha cazzo. Meglio di così? È perché è sottoterra, capito? Appunto. E la domani sottoterra vediamo così. Cioè, quindi riesce a vedere anche attraverso le cose, un potere molto utile questo. Ma tu devi capire che anche tu quando andrai sottoterra praticamente riuscirai... A Milano di solito è sempre così, Ah sì? Quando vai sotto nella metro, riesci a vedere il Duomo in lontananza. Che aspettavo. Na 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 na. Messaggio. Mi preoccupo con me. Non sono io. Perciò se eri tu ero più tranquillo. Quindi sì, mi preoccupo così. Vediamo che faccia fa. Arrivo, ha scritto il colonnello. Ma eri tu, colonnello. Sì, ma tipo 2 ore fa sta roba. Ma sta qua, ma si muove o non si muove sta stronza qua sottoterra? Colpa del fuso orario. Ma che è morta? Nuovo follower.
Chi è? Chi è? Cosa? È una bella figa. Ma che stai dicendo? Me mi seguono, mica se mi mette Ciccio Banana. Ah, ma, madonna Dio. Sì, ti seguono perché sei famoso e bello. Ecco. E ricco. Colonnello, ti vorrei mandare sta foto, ma non ho il tuo numero, purtroppo. Meno male, come diciamo noi qua in Veneto. E Pippo Pippo non lo sa, perché quando passa brilla la città. Non ce l'ho. Ciao Pippo, grazie Pippo. Allora, io fossi in te non glielo darei. Ma come, sono su Telegram? Né numero né altro. Io per Mike fai di, per Maverick fai di tutto. Ecco, l'ha detto. A parte che già è un nome stiloso che soltanto Bitches, guarda qua. Ma che è una mandria. Cioè, praticamente le persone vengono qua all'aeroporto per pigliare la metro. Vabbè, scusa, come pensi di andare in città? C'è dalle macchine scendono, dalle macchine. Dalle macchine, ma le macchine esistono ancora lì al sud, Cristo. La mia amica praticamente è in Calabria, ok? Ma ha detto che praticamente da dove arriva all'aeroporto fino ad andare a Acri, semplicemente, non ci sta un cartello stradale. Cioè, un buon signore, un Cristo, un povero Cristo, un giorno praticamente ha chiesto se poteva seguirli, ok? Cioè, tipo, mi scusi, buono, ti posso seguire se vai da quella parte? Perché non so dove sto andando, capito? I navigatori non funzionano, è un buco nero, triangolo delle Bermuda, e poi i segnali stradali non ci stanno, cioè, capisci? Le calabrocco, capisco. Capisci Calabroni anche te. Comunque sì, la Calabria veramente. Veramente che? C'ho parenti in Calabria, ce l'ho un po' su tutto lo stivale spalmato. Eh beh, ma si sa, colonnello, tu c'hai dappertutto. E tu dove sei invece? Sei in Veneto, eh? No, Michelino, ma arriverò anche lì, non ti preoccupare. Sì, con la presenza. Arriverò anche lì. Anche perché a Torino ci abbiamo già una cosa sotto che... Abbiamo sotto a Torino. Siamo diversi stabilimenti lì da voi. Ah, sì, beh, abbiamo. Minchia, ti vuoi licenziare? Che stai a dire? No, mi devo licenziare. L'azienda cresce, purtroppo. Io prendo sempre la miseria, però hanno fatto un altro stabilimento lì a Torino. Ma dai. Colonne, qual è il tuo sfondo? Il carro armato? Sì, il carro armato. Il suo bicipite destro è carro armato? No, io ho il bicipite destro. È la fede, perché la fede si deve sempre vedere. Certo, soprattutto quando lo mostri alle colleghe, mostri. Bravo. Altrimenti già stai a rimorchiare, capito? Ciao, piacere, io sono Colonnello, così si presenta di solito. Stabilisci di qui, dove l'offra? Nella sua stanza, lì vicino. Ah, sì? Quanta gente c'è qua dentro? Persone diversamente note. Ma che è sta cosa? Ma veramente? Non ti lasci fare. 288 persone, 290. Non riesco a trovare. Ma come non riesci a trovarmi? Che roba, 290 persone, Cristi Dio. Ma scusa, qua non c'era una metropolitana un tempo? C'è il tram che raccoglie le banane da qua e le porta là, ma c'è il tram? Aspetta, perché ho fatto la linea del tram, ma mi sa che non ci ho messo il tram. Vabbè, giusto.
Sì, ma che vuoi che sia un tram, dai cazzo. Ma non ha senso. Il collegamento l'ho fatto, ma se sto strunz non... Palle! Si sta consigliando questo 89, che dice: purtroppo più aggiungi metodi di trasporto più veloci, più gli abitanti useranno solo quelli. Per questo qua al sud abbiamo soltanto carrozze a carbone. Così valorizziamo tutto, capito? Non si butta via nulla. E certo, il carbone poi. Certo, Palermo-Catania ti stai 6 ore in treno, però. Vabbè, dettagli. Eccolo! Dove sei, colonne? Dove stai? Dove mi hai scritto? Che mi hai mandato? Mandami un messaggio. Ma dove? Dove? Ma... su Telegram, dove lo mandare? Raga, ve lo dico subito, non mi piacciono questi inciucci, ok? Cioè, capito? Adesso iniziate, li conoscete, senza di me, mi escludete, poi... No, non ti escludo. Ah, non mi escludi, no. Va a cagare, mi hai detto, Maico, guarda, sono a casa tutto il mese, minchia. Giochiamo mattina, pranzo e cena, siamo tutto il tempo per te, parliamo. Certo, certo, mi infilo anche un palo in culo se vuoi per te, Michelino, qual è il problema? Metterò da parte la mia vita sociale. Ma quale vita sociale, colonne, che sei in zona rossa, zio? Ma quando mai? Siamo arancioni, no? Ma che stai a dire? Ma veramente non capite i colori voi, eh? Siamo arancioni. Ma alle elementari gli avete fatto i colori? Ogni tanto. Non è che tipo questo è blu per te? La mia cornice qua è rossa nel tuo caso, no? Noi siamo maculati, non siamo rossi. Sì, perculati. Abbiamo zone rosse, zone gialle, a tratti turchesi. Non c'è nel gruppo, lo sapevo io. Certo che non c'è nel gruppo, non vuole far parte del gruppo. Inutile che fai questa voce tra l'altro, da povera creatura, Tutto triste. Perché ti è crashato? Che è successo? Io lo mando diversamente chi è che mi ha seguito. Eccolo. Mamma, che è? Cioè, vedi, questo è un esemplare, no? Inutile. Una di quelle cose che... cioè, perché? Perché? Arrivi là, 1, 2, 3, fatto, finito, ciao. Portacci sua. Ti sta mandando pezzi di plastica, vero? Può seguire Mike 69 questo. Porco demonio. Tu ti rendi conto che praticamente ti sta mandando dei pezzi di plastica? Vuole pezzi di plastica? Mi sta facendo vedere le bellezze del Molise. Sì, tra l'altro, sì. Molise ci sono anche i trulli. No, questa è in Puglia, veramente. Non so, però fa confondere. Mazzo, cioè, non sai che cazzo guardare. Diva. Lascia stare, Diva. Questi stanno dicendo cose che non conoscono, capito? Non... si mandano le foto dei riciclaggi di plastica praticamente, capito? E si hanno questo fetish, si eccitano guardando praticamente. No, non credo sia un riciclaggio questo, cioè se questa è riciclata, porca puttana. Si eccitano, come stavo dicendo, a guardare praticamente pezzi di plastica riciclati. Michelino, che figa, qua veramente siamo. Non è, da te mi aspettavo di meglio, ok? Di meglio mi aspettavo. Ma da cosa? Da te, no, da chi, da cosa? Ma perché? Geloso, colonne. E certo, come fai a non essere geloso di un uomo così bello e virile come il colonnello? E niente, figa attacco, rimesso la strada, questi sono imbottigliati di nuovo, ma porco di quel... colonne, che ne sa lui? Ma c'è pure il cazzo di binario da strada di servizio, perché il mezzo di servizio è... Quando ci incontreremo io e te, colonne, parlano il nuovo Fast and Furious. Sì. Tanto sono arrivati a 9, quindi noi faremo il 10, cazzo. Sì, esatto, tu sarai The Rock, la pietra...
La pietra è Vincenzo Casoglio, minchia. Per The Rock mi mancano un po' di centimetri d'altezza, compenso io in qualche altro modo, però... Vabbè. The Rock no. Larghezza, più che altro, ma... Neanche lì. C'è un armadio. È un armadio. Prego, prego, Raven, a volte vengono belle, come una frittata, a volte viene bene, altre volte va schifo, ma pazienza. Figurati, Raven, quando vuoi. Che razza di frittata fai? Le frittate di merda, quando pare. C'è uno che ti muggisce live, che ti aspetti, Maverick? Noi parliamo di Ronda e lui... Ma... Fuck you! Ecco. Io lo sapevo che rimaneva bloccato un'altra volta in ingrosso stasera. Ma vedi che sti idioti stanno sul suolo in mezzo, stanno. Cioè, non è un gioco di costruzione cittadina, questo è un ingrosso simulator, cacchio. Ma è una rottura di coglioni epica. Ciao, Gas Killer. Buonanotte, bananone. Chi è che se ne sta andando? Caos. Oh, caos. 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 Bloom. Ciao Caos, buonanotte. Ciao caro. Nessuno se ne va. Allora, ad oggi le... Ma che cazzo ti sei fumato, Caos? È un caos, quindi ci sta. Ci sta, infatti. È arrivata Umi, raga. Oh, buonasera alla Umi. Ecco, un bel radio si potrebbe fare a Firenze, che possiamo vedere un sacco di cose. No, è troppo. Ma che Cristo nord vuoi vedere a Firenze, zio? Troppo nord, vuoi vedere? Che vuoi vedere? Vuoi andare per monasteri e chiese, Cristo? Ma che stai dicendo? La Firenze antica. Sì, la Firenze antica, dei Medici. Allora, ma... Sì, anche le Borgia. Ho capito solo Orgia. Cioè, veramente, Maverick, cioè qua Mike c'ha ragione, venite qua, in Sicilia. Andiamo in Sicilia, pieni gnocca così, si paga un cazzo la pizza. Bravo, figa, andiamo a Marina di Ragusa, che in estate è internazionale, ragazzi. Ho visto donne di 106 colochi diverse a Marina di Ragusa. Pensavo 106 anni. Scusa, che è l'America, Ma una roba impressionante, in estate a Marina di Ragusa è qualcosa di... C'è un paesino di merda che in inverno sono tipo... 5-6 persone, in estate diventa veramente l'apoteosi. In estate? Dov'è l'estate in Sicilia? Che c'è il sole 300 giorni all'anno. No, quest'anno ho fatto brutto. Per favore, smettiamo di dire cicischiaggi, Maverick, ok? Stai spaventando la chat. Perché spavento la chat? Non lo so, però era giusto dirlo. Oddio. Non sa quello che dice, perdona. Ho dormito mezzo pomeriggio come un rincoglionito. Poi ho mandato un messaggio minatorio a una tipa. Non sono io quella tipa. Dillo, Free Power, dillo. Ci sono più le suore di una volta. Aspetta, che mi sono perso. Vuoi mettere tre monasteri con le suore? Beh, insomma, le suore che ho visto io di solito hanno un'età media di 80 anni, cioè quelle che vedo, capito? Perché quelle di 20 anni, 30 anni, sono tutte imbottigliate da qualche parte nel traffico, probabilmente. No, Diva, stai sereno, cioè... C'è il colonnello, questi sono amici miei, non ti fanno niente. No, ma infatti, abbiamo qua il ragazzotto che ci tutela, non ti preoccupare. È un po' come quando vai in Puglia, la stessa cosa. E poi ci sono tanti turisti che sono... Praticamente il turismo è grazie a voi che tiriamo avanti. Grazie a voi, popolo della potenza. E tutti qua rompere le balle, scendete in estate. Dai, facciamo un bel raduno a Lampedusa. Sì, esatto. Al centro d'accoglimento. Bello. Tutti con la maglietta di Mike senza nome nella zona... Ci scintiamo anche la faccia di nero, così. Ci danno il sussidio. Che cretino che sei. Dovevo passare a Catania, preferivo passare la notte in aeroporto piuttosto che andare in città. Vedi là, vedi qua, vedi i milanesi cosa pensano, non è?
Vuol dire che non ci sono state in Sicilia. Non le biasimo. Ma invece è tutto il contrario, Free Power. Diglielo, diglielo, ma è il nord che vive in casa al sud. Certo, è sempre, sempre così. La mia pagnotta è più bella della tua. La tua è piena di muffa. E mangiati sto salame, stai zitto. No, non è né per la muffa né per il salame. Non mi esprimo, in un centro di accoglimento avremo possibilità di trovare moglie. Sì, basta che non sia col ding dong come te, e se la moglie lo fra. Ciao bello. Allora, vediamo come si cava sto cacchio di incrocio dopo un po'. No, Umi, quale profondo nord? Non esiste il profondo nord. Il problema qua è che questa è l'unica strada praticamente che mi permette di arrivarla in fondo, capito? Vai, vai, che altro sottopassaggio, vai. No, è che ci vorrebbe un qualcosa che mi permette. Cioè, non ha senso che questi idioti che vogliono andare là in fondo non si facciano questa strada a sto punto, capito? Andrei, che andiamo a fare sul Monte Bianco? A tirarcelo? Ah, adesso ho capito. Invece di fare questa strada adesso, no? Si sono spostati tutti qua. Infatti sono troppe strade, troppi ponti secondo me. Ma servono, i ponti sono come le donne. Aprite le finestre subito. Porte e finestre spalancate. Ah, sta per sparare, attenzione. Prego, Mike. Oh, vai. Finito, già finito. Ah, è così. Ecco, finisce così. E c'è la, i ponti sono, cioè, tutti ne hanno bisogno, questa era l'idea. Ma non è stato. Spalancate, spalancate, fate arieggiare. Prima che ristagni e poi alla fine, cazzo. Peggio del Covid. Ma non so mica scorregge, cioè. Peggio ancora. Perché comunque, poi ristagno, no? A prescindere, colonnello, da quello che tu pensi delle mie battute, che sono di una bellezza unica. Io non penso. Tu non hai, questo è il problema. Capisci? Stavo riflettendo sul fatto che pigliarsi il Covid non è semplice. Dici tu? Dico io, zio Pino, ci sto lavorando in quella merda di ospedale da mesi e mesi, direi proprio di sì. Cioè, vorresti dire che ci sono persone più tendenziali a prenderlo che non? No, voglio dire che bastano poche precauzioni e che ci sono delle teste di cazzo che essenzialmente non le mantengono e poi creano dei casini, essenzialmente. Ah, quindi è un po' come la DS. Un po' come la diarrea, sì. No, la DS, dice. La diarrea, ormai. Non ti fa più nessun effetto? Ciò che non mi piace qua, questa stradina. Che pezzo di sticchio da così. Che stai a dire, colone? Ah? Eh? No, che è. Cos'è Raven? Il milanese imbruttito. No, è un. Un canale, penso. Non si dice, colonnello, domanda. Ma cosa, Lofra? Mi illumini di immenso, per favore, perché mi sono perso. Free Power dice, un amico si è preso il Covid stando sempre a casa. Aveva solo i genitori che uscivano per andare in chiesa. È il tragitto che ti frega, dalla casa alla chiesa. Ma che cazzo, ma quale tragitto? È che se vai in posti dove poi vai a toccare roba e poi ti tocchi la faccia, eccetera, eccetera, grazie al cazzo. Ma io ti posso assicurare che in un corridoio di... in un reparto dove hai magari 8 persone... dopo 2 giorni ti viene fuori che uno è positivo, ok? E indovina un po', né l'infermiere che ha seguito questo qua, né i restanti 7 pazienti, che ovviamente tu vai da uno poi passi dagli altri, nessuno di questi si è beccato il Covid poi e non erano vaccinati. Ma questo me, perché il vettore in questo caso, ok, che era appunto colui che seguiva la questione, che era l'infermiere, ha gestito la questione, cioè, capito, lavarsi le mani piuttosto che cambiarsi i guanti, piuttosto che se stronzate qua, fanno differenza. Se tu mi vai a toccare un posto del e poi ti tocchi gli occhi, bocca, naso tutto il giorno, grazie al ciufolo.
Chi è? Me l'avevi già detto quello, e infatti l'ho fatto. Ho già dato la precedenza alla strada principale. Quindi da domani nuova modalità di fare l'amore. Tu devi capire. Mai devi prendo capire. Mai. Diva. Che ieri c'è la mia collega calabrese. Mi ha fatto mangiare l'anduja e i formaggi di pecora e i formaggi di capra e la madonna. Cioè io mi trasferisco là, cazzo, capito? Poi da Iolà è pieno di pecore, quindi andiamo tutti là. E questo è il bello, avere un sacco di posti dove andare, Madonna Santa. Eh sì, era buona, sì. Sia l'anduja che la collega. Sì, ma non occupano, stanno sulla corsia a parte, se ci fai caso. Prepower. Si spende, colonnello, che hai fatto? Cosa pensi? Probabilmente lo sta chiamando. Lo sto richiamando all'attenzione la sua moglie, capito? Il generale. Esatto. Rendo scherzando, sono arrivato a 58.000 banane. Rendo scherzando, avendo cambiato il ponticciolo così, tac, si è risolto il problema del traffico. Maledetti bastardi. Ma infatti Mike, se dovrebbe fare il vlog, tra di noi farebbe un bel giro d'Italia. Dici? Sì, fatti il calcolo. Più o meno siamo tutti nella... Tutti i punti italiani ci siamo quasi. Da questa settimana temperature che schizzano! Sì, Raven, era il vecchio ponte quello. Era il vecchio ponte quello che causava un sacco di traffico. Nemmeno io ci sono mai andato. In Sardegna. Manco in Sicilia, se per quello. Manco in Calabria. Cioè, da Roma in giù non sono mai andato tipo da nessuna parte, quindi... È intertetta la zona. È intertetta? No, capito. Ti era interdetta la zona. Eh sì, mi hanno detto troppa potenza, Mike, non puoi andare da quelle parti. Molto bene, abbiamo migliorato la potenza. Abbiamo finalmente costruito l'aeroporto, così siamo tutti contenti. Oh, vedi gli aerei come vanno. Dei sovrappassaggi che hanno senso. E la gente. Mi sa che c'è anche troppo però. Guarda là. Ci sono le linee della metro che alcune non mi convincono per un ca. Tipo la linea 9. Fumi ti chiede se esiste ancora il Caneva Sport. Il cane che? Caneva Sport, non lo so. Che diavolo è il Caneva Sport? Boh, non ho idea cosa sia il Caneva Sport. Se è secco detto così, mi sembra brutto però. Togli. Ci sono troppe linee. Ti farò fare la nuova pubblicità delle patatine. Io le ho provate tutte, ha detto quel tipo, quella persona. Mi dice è un parco acquatico sportivo, se non erro è in zona alla Ludicarda. Caneva World, non Caneva Sport. Sì, certo che esiste, che si chiama, che è l'acqua park essenzialmente e fa parte del Movieland. Tac. Cane sport, praticamente. Ma che cane sport? Ma che stai dicendo? C-
canne va sport. Ma madonna di Dio. Nove fermate, sei fermate. Allora hanno cambiato nome nel tempo. Sì, cane da sport, Lopra. Cane da sport? Sì, proprio così. Ci sarebbe da rifare tipo un po' tutte le linee della metro, eh? Se qualcuno c'ha voglia. Sì, via le opere pubbliche. Ok. Perché vedi, cioè non è possibile vedere sta roba. Questi sono tutti trenini bloccati, Cristo, Dio. Ti ha lasciato libero, colonnè? Come, what do you do about this? Il generale ti ha lasciato libero. Dietro la collina. Ci sta una vecchia cruca assassina, sì. Bella, bella. Che mi sono perso, fammi leggere qua. Confermo, Caneva Ward, una pacchettiamo sul lago di Garda. Canne da sporto? Canne da sporto? No, fra, io la... Questa è una... Mi sono dicendo, in diretta, stasera mi faccio nemmeno... Chiaro, era... Più chiaro di così, io non potevo dirlo. Tac. Negli episodi precedenti. È vero, Lofre, in mezzo al prato c'è una contadina, sì. È quella che ti volevo farti conoscere, ma... Ma stasera Lofra c'è il cazzo in fiamme, ragazzi, perché sta parlando in maniera molto perspicace di esemplari di sesso femminile. Che c'hai, Lofra, stasera? Mi narri. Allora, non è che stasera, in particolar modo, cioè... Quindi, praticamente, quando va a allenarsi a correre, non va a correre perché deve allenarsi, va a correre perché deve spegnere i genti. Ecco qua, andata. Mi esordisce dicendo, ed è pure curva la contadina, quindi dai. Madonna mia, benedetta. Di quale contadina? Mi sono perso, dov'è la contadina? Che fa rima che è una parola che finisce sempre in ina. Perché non la conosco questa parola? Non lo so, dipende dai punti di vista. Numero dei veicoli, ma tua sorella numero di veicoli? 8. A Mucchina, perfetto, ecco. Ha colto l'esperienza nel discorso. Con quel Lofra, il buon Lofra. Ma che serve sta cosa? Dilly Dline, vai a cagare, no? Confermo, Raven, hai perfettamente ragione. Ecco qua, adesso usciranno tutti gli aggettivi e le parole. No, Alessio. Chi indovina vince 1548 punti canale. Nessuno mi risponde. Bene. Ma di cosa stai dicendo? Madonna santa, ma chi ti segue? Ma chi ti caga? Plof. No, no, a me la chat mi sta seguendo e già ha commentato con Cicciolina, Amuchina. Cosa, Lofra, cosa? Cucciolina. Che bella bambina. Che povera. Quella che inizia con B. Non lo so, Felix, dipende. Cioè, qual è sta parola che inizia con B e finisce con Ina? Birichina? Può essere. Mammina, vabbè, Free Power, qua veramente tocchiamo la necrofilia allo stato puro, quindi evitiamo magari di parlare con i vecchi e di vecchi. Vediamo un esemplare veneto che combatte con il traffico della metro. Certo, non capisco come cazzo collegarmi indietro. Sì, ma infatti in genere la metro si fanno una consecutiva all'altra. Tu hai fatto una specie di X di... Io faccio anche le Y se mi va, ok? Cioè, per forza rimangono bloccati quei cosi. Mi ha rotto i coglioni, ok? Mi ha rotto i coglioni. Barboncina, Fig, asterisco, asterisco, Titiina. Stanno sbizzarrendo qua in chat. Sì, cioè...
Ma non so perché lo fanno per i punti o qualcos'altro. Perché sono convinti che avranno i punti, fammi capire. Non lo so. Se tu fai le promesse... Okay. No, ma se io posso, li dono molto volentieri i miei punti di canale. Se tu fai le promesse, qua, che devo fare? Dimmi che devo fare, perché ogni promessa è un debito. Eh certo, sono io il coglione che paga i debiti, per la differenza tua. Che significa, Mike? Fai i cromosomi, non lo so, che cromosoma c'hai, Mike? Io doppia Z. Ah, quindi sei una gran figa, proprio. Esatto. O un mutante, una delle due. Creativo. O delle mutande. Ecco, Diva, hai distrutto tutto, ti ringrazio per il tuo spudorato realismo. Non potresti fare il politico, caro Diva, mi dispiace. Una linea tonda, e fin qua ci siamo. Poi... Una linea per Mike. Una linea per Mike. Che la sniffa e la tira su. 899 è quella linea che cerchi tu. Una linea per te. La potenza dove? Lo so, mio, non dipende dal colonnello. Omi, andiamo con queste speranze. Il colonnello ha delle grandi idee su se stesso, capito? Lui ha delle grandi aspettative poi da se stesso. Il problema è che deve passare sempre dal generale, capito? Perché lui... Allora, guarda, facciamo così. Guarda come faccio tutti i miei punti. Si può fare il pronostico, mi pare, giusto? Quindi... Chi indovina quell'aggettivo si fa un pronostico. Io punto tutti i miei fottutissimi punti canale. Tac, figa. Si aggira il sistema. Chi vince si porta i punti. E poi entra qualcuno, subentra qualcuno. Tac, ti fotte tutti i punti. Tac, quello lì è uno stronzo che andrebbe punito questa manganellata, ovviamente. Il pronostico, sì. Visto? No, Lofre è andato, ragazzi. Stasera Lofre non c'è. Non so cosa abbia Lofre stasera. Ma che ha mangiato? Ormoni, credo, non lo so. Puri. Progesterone, non ho idea di cosa abbia mangiato Lofre. Un piatto di che? Di Viagra. Come che siete? Succede? Che Grissini. Ah, te pone staffetto, quindi non ho idea. Che Grissini. Che puttana. Proprio praticamente il cibo antisesso, il grissino. Perché un cibo antisesso? Cioè, uno se mangia dei grissini non può fare sesso, cosa vuol dire? Ma sì, ma perché è sottile, è liscio, è lungo. C'è un maschio che si mangia un grissino, che cazzo gli piace che ci può trovare? E che deve mangiarsi la patata, perché è un uomo. Hai visto? Hai visto, è già comunque un accostamento più ovvio. A Torino i grissini, a Bologna l'amichetta. Aprite le finestre, aprite, porte e finestre. Nel dubbio anche il portone. Il porcone. Ecco l'altro, secondo me è contagiosa sta cosa, peggio di Covid. Andate, ormai è irrecuperabile la chat, ragazzi, io chiedo umilmente scusa a tutti. È inutile che fai il santo della situazione. Ma io sono il santo. Quando è che mi porti per mare? Madonna. Per mare quando scendi, se scendi. No, ma non intendo in barca a vela, solo noi due. Ma non so andare in barca a vela, massimo ti posso portare sul gommone. Vabbè, un gommone, cazzo, saprò guidarlo anch'io, cioè. No, tesoro, perché se la patente nautica in base alla potenza dei... Ma che cazzo sto a parlare con te? Fai i ponti, dai, fai i ponti, su, fai i ponti. Cretino. Fai i ponti. Quelli che non cadono, giustamente. Allora, io parto da qua, ci provo. No, un cazzo. Cioè, tu guarda quella linea metro, è tutto un danga, un bel zoma, non lo so che... Il triangolo, Cristo, il triangolo!
No, Andrea, per carità di Dio, anche se mio nonno, classe 97, mi diceva sempre che chi mangia patate non muore mai. Poretto, si è fatto la guerra, in Germania mangiava solo questo, quindi 97 anni evidentemente c'ha ragione. Raven, ti ringrazio. Classe 97 tuo nonno? 27, 27. Mamma mia, proprio è andato, cazzo. Ma infatti è 97, colonne. È 97, cioè, colonne, non è che sono io che sono andato. Ho detto classe 27, c'aveva 97 anni quando è morto mio nonno. Ah, ecco. Allora 27 c'era. 97 saresti già... No, no, pervertito no, perché comunque al 97 già è una bella adolescente. Ma che cazzo stai dicendo? Qual è bella adolescenza? Quello non è. Lo fa scritto nel 1997, già ha superato l'adolescenza una ragazza del 1997. Avrebbe... Sì, umile. Lo portiamo in Libia, lo sbarchiamo lì al Mike senza nulla. Allora, ma io torno come Checco, eh. Ho, ho visto il film e so come si fa a tornare indietro adesso, quindi... Come Checca? Esatto, come Checco. Basta che torno. Allora, io posso venire qua e poi girarmelo tutto intorno al collo, così. Anche perché vedi una persona di colore con gli occhi azzurri, boh, non lo so. È albino, è un nero albino quello là. Io avrei i miei dubbi, eh. Mike sarà uno dei rari casi di immigrati albini. Non so, perché hai qualcosa contro i pini? Aprite! Aprite tutto! Come c'è cazzo ci arrivo io da un punto all'altro? Cioè sta fai no, tutto il nome vai, guarda, c'è la fatica a bagno superiore, più quello inferiore. Le bandierine della festa carnevale. Ti piace più il rombo? Mamma mia, c'è la gente. Quella forma noi la vediamo un po' diversa, però vabbè, ci sta. Una laurea in ingegneria urbana comprata alla CEPU. Sembra più che altro una laurea quello in non giro. È, quello non è, quello non è. Leggi quello che scrive Secco, per favore. Allora, dov'è Secco? Secco dice, classe 27 è morta a 97 anni, quindi nel 2024 può essere. C'è quel quadra che... Allora, cancelliamo lì, cancelliamo... Oh. Cancelliamo qua, stavo dicendo, cancelliamo qua. E cancelliamo, fanculo, ok, bene. Tac, tac. Bene. Probabile Umi, perché Mike non ne farebbe più live se scende qua. Ecco, deve fare anche il patentino per il drone se viene giù. Che devo fare? Il patentino per il drone. Perché? Perché ci vuole il patentino per il drone. Ma cazzo me ne frega il drone? Ah, non vieni col drone, vieni con la Magic Cam, quella piccolina. C'è la Magic Cam, sì, questa che è tutta pelosa. Nicchia, lui ce l'ha pelosa. Pelosa. Raga, meglio averci la pelosa che non avercela, eh. Quando vuoi, qua non ci sono tutte e due. Taglia tutto, Michelino. Tanto quello mi hai passato tu il tuo rasoio di magico, quindi adesso... Ma visto che figata, ti sei tagliato lo scroto già? Allora, questo credo che sia una cosa sulla quale possiamo soprassedere. Incredibile. Sì. Quando farai un piccolo colonnello? Eccala. Eccala. Quando farò un piccolo colonnello? Non lo so, quando smetterò di inseguire la retromarcia. Ma si romperà il filo. Quando mi si inceppa il cambio, che cazzo ne so. Ecco qua. Com'è bella questa cosa. Dire così, ti incastrano. Quindi... No, Andrea, chiedo sempre venia, cioè perdonatemi perché esco comunque da una settimana difficile. Tutti così dicono, ma va bene. Crea nuova linea, vai di qua, vai di là, vai qui. Poi sterzi brutalmente. Entri qua.
Quindi al ritorno dove vai? Affanculo. Oh, vai. Che non serve l'autocertificazione per andare a fanculo, lo sai, no? Di là, vai di qua. Vai qui. E qua non si può più strozzare. Ma porca di quella. Ah! Io odio sto gioco. Ci avrei 70 giochi diversi che potrei giocare. Direi. Invece no, sono ancora qua. Ma senti una cosa, Mike, seriamente parlando, ma non c'è un gioco simile al Transport Fever da fare online? Ma perché vorresti fare un Transport Fever online? Ma perché sarebbe figo, tipo, se ci ritrovassimo tutti lì a fare le rotaie, gli aeroporti, i pulmini. Sì, esiste, si chiama Open TTD. Ed è pure gratis. Adesso si è bloccato il gioco e crasha e bestemmio. Con noi andiamo a giocare alle bacchette nuove. Eccolo! E smolliamo Mike. Beh, possiamo andare a giocare alle barchette. Maverick praticamente non tocca una barca dal 74. E beh, anche io non tocco la barca da... Ma che cazzo stai dicendo, Colone? Che tu stavi giocando segretamente. Oh, è mio fratello! No. Ciccio, vedi che ieri veramente... Ti ho mandato la chat, Cioè, Maverick, dimmi una cosa. Cioè, tu ti rendi conto che io mi giustifico manco fosse mia moglie? È mio fratello che sta giocando in questo momento, ti giuro. Guarda qua. Discussione su tutto, manco mia moglie, no, perché tu sei lì a giocare, tu beccavi il gioco, non eri con me. E vabbè, ma tu dovresti usare il metodo che dice a me sempre, quanto pare non funziona neanche con te, capito? Ti ho mandato lo screen della chat, manco mia moglie mi chiede queste cose. Dovresti tirare fuori, mi spacca che bel culo nel caso in cui tu. Ma ultimamente con Mike va giocando solamente i fantasmi, come andare a trovare la topa? Gli sono bloccati pure i treni, aerei, praticamente si è bloccato tutto, guarda che c'è là. Non capisco perché. Perché si sono bloccati in uscita sti idioti. Quindi avevi 32 treni, tutti e 32 bloccati nella stessa ferrovia. Non perché ha senso, perché non è colpa mia. Perché hai 38.000 strade passeggeri a livello, è normale. Ha intrecciato le cose. Ma che c'entra? Ma vedi che sono bloccati qua, sono bloccati là in Culogna, sono bloccati. Non è il Transport Fever questo che puoi fare in incroci. Ma che c'entra? Non c'entra un cazzo. Cioè, vedi? Sì, GVS 92, c'è Transport Fever, però non è permesso il multiplayer, quindi sempre se il giocatore singolo. C'è qualcosa c'è tipo transport, sì, ma transport tipo dove tu fai l'autista o comunque sì, fai trasporti. Quello c'è su 5M. Ecco, basta che questi si sciugano dai coglioni, a me va bene stesso, tanto ormai sono passati dal mio paese. C'è il transport. Ecco fatto. Quel gioco strategico che avevi provato un po' di tempo fa in multi, quale sarebbe? Quello Company of Heroes? È l'ultimo quello là, era, che hai provato in... Che avevi provato? Quel gioco che avevi portato un po' di tempo fa in multi, era Company of Heroes. Sul mare hai fatto un parco giochi... Ma in realtà qua devi capire che c'era un'autostrada che esce, entra, fa cose, capito? Era tutto calcolato. Però... Questi non capiscono più di tanto i miei calcoli, sono un po' ignoranti. A prescindere da ciò siamo quasi 60.000 anime. Che Cristo è successo qua? Hai bruciato tutto, ok. Vedi? Vedi la zona di secco qua come si è coperta bene? Ma c'è un buco nero in quel pezzo di città? È bruciata. Ah, quindi come deflagrata tutta la zona. Ah sì, dai. Cambiamo un po'. È sparita. Cambiamo un po'. È carino. Detto così è brutto, Umi. Disponibilità acqua, un cicinin. Perché non entrate in un server? Niente, guardate. Fai il bow, free power. Ah,
Free power, free power, tu sei un... 76, Andre! 76! Ecco, con è arrivato Simon, noi andiamo a fantasmare, vedi? Puoi andare a prendere le bacchette, secondo te? Ecco. No, no, ma io ho voglia di sparare, ho voglia di spaccare, ho voglia di... Cioè... Più, fuck. Ok. Più, fuck. L'aeroporto l'abbiamo fatto... Aeroporto. Il pipio, questa è una specie di onomatopea di Star Wars, il pipio. Cioè, ti racconto l'ultima scena, non è. Hanno visto sto fantasma, non è che stava davanti l'armadio, gli diceva entrate, che non vi becco, è la stessa cosa. Ma che stai a dire? Ma tu non c'eri neanche, zia. Io non c'ero, ma ho visto. Vincenzo, tu non c'eri neanche, che stai a dire?